Paradiso, sacerdoti e intercessori. Proviamo a leggere il 1 Pietro, capitolo 2, iniziamo col versetto 5. 1 Pietro, capitolo 2, versetto 5, che dice così: anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali da Dio per mezzo di Gesù Cristo. E ancora poi, versetto 9 dice ancora: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché? Per proclamare le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Alleluia. Qua parla sempre di sacerdozio. Alleluia. Un sacerdozio che è gradito a Dio. Perché noi sono sacrifici spirituali che dobbiamo fare. Allora, Gesù, quando morì sulla croce, cosa successe? Che la cortina del Tempio si squarciò. Quello è il luogo che divideva dal luogo santo dal luogo santissimo. Perché si era squarciata questa cortina del Tempio? Perché noi potessimo entrare a far parte del luogo santissimo. Gesù ha aperto questa via, la via per entrare al Padre. Non più un sacerdozio materiale, un sacerdozio umano che veniva sempre da parte di Dio, ma direttamente tra noi e Dio. Non più con sacrificio di animali, ma che il sangue di Gesù è bastato per i nostri sacrifici, per la nostra redenzione, è bastato dal tempo fino alla fine dei tempi. Quel sacrificio è bastato una volta e per sempre. Non bisogna più andare con sacrifici umani. Non bisogna andare perché quel sangue di quei sacrifici purificava dal peccato, ma non bastava. Gesù, come abbiamo sempre detto, Dio, cioè come abbiamo sempre fatto un patto nuovo, il sangue di Gesù, che attraverso il sangue di Gesù noi abbiamo ottenuto misericordia. Perché i nostri sacrifici non sono più massacri su animali, ma sono sacrifici spirituali, graditi a Dio. Perciò noi, per quel sangue, il Signore ci ha fatti sacerdoti. Sacerdoti per offrire la nostra lode. Quali sono i sacrifici spirituali? Lode, adorazione, preghiera, suppliche, il servizio a Dio nel suo santuario, cioè nella Chiesa. Questi sono i sacrifici spirituali che Dio vuole. Perché noi siamo alla presenza di Dio e come sacerdoti ci vestiamo dei paramenti, un paramento che viene però dallo Spirito Santo, non con quei paramenti che si mettevano nel Vecchio Testamento, l'Efa e tutte quelle cose, ma ci vestiamo di santità per entrare a far parte del Regno di Dio, per entrare davanti al Signore e presentare le nostre offerte. Perciò noi come sacerdoti siamo anche degli intercessori, perché presentiamo le nostre offerte a Dio. Preghiamo al Signore per poter avere quello di cui abbiamo bisogno. Perciò noi siamo degli intercessori, ma non soltanto per noi, ma anche per gli altri. Noi dobbiamo intercedere per noi e per gli altri. Se noi prendiamo le lettere di Paolo, apostolo, prima di Timoteo, vediamo cosa ci consiglia, che l'apostolo Paolo parlava da parte di Dio. Prima di Timoteo, capitolo 2, dal versetto 1, che diceva così: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamento per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quella in tutta pietà e dignità. Questo è buono e grazie a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di scatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo, della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Per
Cristo gli stranieri nella fede e nella verità. Perciò Paolo, da parte di Dio, istruiva come si dovevano comportare, come dovevano intercedere. E ancora, non è stato così, in Filippesi, ancora Paolo sempre ci consiglia, sempre da parte dello Spirito Santo, Filippesi 4, versetto 6, che dice così: non angustiatevi di nulla, ma ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, sempre dice preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio che solo l'intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen. Vedete? Preghiere e suppliche, con ringraziamento, cioè noi possiamo fare le nostre richieste, possiamo supplicare a Dio quando ci sentiamo proprio a terra, con ringraziamento, alzandoci, ringraziando Dio, e sicuramente la nostra preghiera è andata davanti al suo trono. Perché bisogna pregare? Perché il Signore custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Perché a volte i sentimenti, i pensieri ci portano lontano. Fosse questo, fosse quell'altro, non posso più fare quello, mi trovo in questa condizione, non ce la faccio più. Beh, sì, non ce la fai più, non vai al Signore. Come faceva Davide? Signore, io non ce la faccio più, mi sento stanco, non ce la faccio, mi sento messo il giorno dei morti. Anche noi possiamo avere così. Supplicare Dio e ringraziarlo poi per quello che Lui sicuramente farà. Perché la preghiera, dice il Signore, è come noi raccogli tutti in una coppa. E al momento opportuno, al momento del bisogno, quella preghiera verrà esaudita. Perché anche le preghiere del giusto, che siamo noi, perché siamo giustificati dal sangue di Cristo, la preghiera del giusto è gradito a Dio. La preghiera del giusto è efficace. Perciò se noi siamo stati giustificati dal sangue di Cristo, la nostra preghiera è efficace, sia per noi e sia per gli altri. Se noi guardiamo la vita di Gesù, Gesù è stato un grande intercessore, perché pregava notte e giorno. Pregava per sé affinché Dio gli dasse la forza di arrivare fino alla fine il mandato che Dio gli aveva dato, suo padre, e pregava per gli altri. E dopo gli accorgete, dopo la preghiera che lui faceva, cosa succedeva? C'era la potenza. Potenza, lui guariva gli ammalati, che scacciava i demoni. C'era la potenza dello Spirito Santo nella sua vita, perché era sotto la costruzione dello Spirito Santo, nella preghiera e nella sottomissione al suo Padre. Perciò Gesù pregava e la potenza si manifestava. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imitare Gesù, perché la parola di Dio dice: siate imitatori di Gesù. E noi dobbiamo imitare Gesù, assomigliare a Gesù nell'intercessione, nello Spirito. Perché la preghiera fatta dello Spirito Santo è quella che è efficace. Perché noi non abbiamo a che fare con, come abbiamo fatto nel nostro cuore, con sangue e carne. Noi combattiamo contro principali e potestà di questa, delle tenebre. È lo Spirito Santo che vince. È Gesù che ha vinto. E Gesù si è vinto, ci ha dato lo Spirito Santo, perché è la stessa cosa. Lo Spirito Santo che abbiamo in noi vince. Ci dà la vittoria nelle preghiere, nelle lotte, nelle intercessioni, nelle battaglie. Noi siamo vincitori, se noi ci vediamo, noi siamo vincitori. Magari c'è un momento subito, non vediamo nulla, ma sappiamo che ci sono le battaglie, perché gli altri stanno già combattendo per noi. Ecco perché dobbiamo intercedere, ecco perché dobbiamo stare sempre alla presenza del Signore, perché non sappiamo cosa sta succedendo a noi, ma lo Spirito Santo sì. Perciò preghiamo di continuo che il Signore ci protegga, preghiamo di continuo per le persone che stanno vicino. Preghiamo di continuo, come dice lo Spirito Santo, diceva all'Apostolo Paolo, alleluia, con pregare per tutti gli uomini, alleluia, per le autorità, per quelli che sono nel mondo, per i pastori delle chiese, per i fratelli della chiesa, per quelli che sono nel mondo, perché il nostro compito come sacerdoti dobbiamo togliere le persone dalle grinfie di sangue. E chi può farlo se non i figli di Dio? Chi può farlo se non i figli di Dio che il Signore ha costituito come sacerdoti per intercedere? Perché nel Vecchio Testamento i sacerdoti intercedevano per il popolo.
facciamo sacrifici, preghiere, offerte. E noi dobbiamo intercedere nello Spirito. Vi ricordate il centurione cosa successe? Perché noi possiamo pregare qui e la preghiera viene dall'altro capo del mondo, viene già esaudita. Quando Gesù, il centurione andava da Gesù, disse: Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa, ma dico tanto una parola e il mio servo sarà guarito. Quando è tornato a casa, i suoi servi hanno visto che il suo servo era guarito, ma nell'ora stessa che Gesù aveva pregato, perché il Signore non ha mai visto tanta fede in Israele. E in quell'ora stessa il suo servo è stato pregato. Perciò noi la preghiera preghiamo qui e il Signore intercede per quelli che stanno ancora lontano da noi. È importante, noi possiamo pregare con la persona vicino, imporre le mani perché Gesù ci ha dato questo mandato e pregare per quelli che stanno lontano, perché la preghiera di Dio è onnipotente, la preghiera da dappertutto, perché il Signore Dio è in tutte le parti del mondo, anche sottoterra, dice Davide, dove andrò io? Se scendo nel soggiorno dei morti ci sei, se sei in cielo ci sei, se vado lontano ci sei, perciò Dio è onnipotente in ogni cosa. Cioè noi dobbiamo essere degli intercessori, sacerdoti e intercessori, alleluia. È il mandato che noi abbiamo, è un grande mandato che noi abbiamo. Se noi guardiamo in Matteo 28, l'abbiamo detto tante volte, ma è bene pescare la memoria, e dice così. Matteo 28, 18, menzione, dice così. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Perciò noi che siamo ora, in questo secolo, in questa età, in questo tempo, noi, questo è il nostro mandato. Andate e fate discepoli. Alleluia. Andate, noi dobbiamo essere testimoni veraci della parola di Dio. È importante. Testimoni veraci. Perché questo è il mandato. Fino all'età presente, perciò noi in questa età, in questo tempo in cui siamo, facciamo questo, alleluia. Questo, quando le generazioni future dovranno fare lo stesso, ogni generazione dovrà fare lo stesso, andare e predicare l'Evangelo, alleluia. Noi a volte cadiamo nelle abitudini, no? Si va in chiesa, ci sentiamo in culto, cerchiamo di comportarci bene con gli altri, ci teniamo lontano dal peccato. Sì, è buono questo, magnifico, ma il mandato è anche per gli altri. La salvezza non è solo per noi stessi, la salvezza è per gli altri, sempre per essere testimoni in questo mondo di tenebre, per togliere le persone dal mondo delle tenebre. Alleluia. È importante essere degli intercessori validi, nello Spirito Santo e per fede. Dobbiamo svegliarci, muoverci, non possiamo più stare fermi, non si può più stare fermi, perché la salvezza non è solo, non ce la possiamo tenere noi questa meravigliosa vita, questa meravigliosa salvezza, questo meraviglioso dono, questo dono così prezioso. Quando uno ha un dono prezioso, che fa? Se lo tiene in cassaforte. Ma il nostro dono prezioso non lo possiamo tenere in cassaforte. Il nostro dono prezioso si deve vedere, perché la luce di Dio si deve vedere. La luce di Dio si deve vedere sopra la banca, non sotto la banca. Alleluia. Noi siamo testimoni veraci. Noi siamo il sale della terra e la luce del mondo. E come sale della terra dobbiamo condire con amore quando noi parliamo. E come luce dobbiamo essere riflesso di Gesù Cristo nella nostra vita. Alleluia. Perché se noi leggiamo i Romani, guardate un po' cosa sempre Paolo cosa ci consiglia. Paolo è un grande dottore della legge, lo Spirito Santo lo guidava in ogni cosa. Romani 10, versetto 13.
Dice così. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sì, è vero. Ma guardate cosa dice ancora, il versetto 14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceremo se non sono mandati? Noi siamo mandati ad annunciare la parola di Dio. Perché come fanno a credere se non c'è nessuno che crede? Come fanno a credere se non c'è nessuno che crede la verità? Come fanno a credere in nome di Gesù? Certo, lo conoscono tutti, ma non conoscono la meraviglia, non conoscono la salvezza che è stata data. Hanno sentito parlare, come sentono parlare di qualsiasi personaggio, ma non hanno realizzato la potenza di Cristo, non hanno realizzato la salvezza di Cristo. Ma noi che siamo vivi, che abbiamo realizzato la nostra vita, chi è Cristo? Questo grande tesoro che abbiamo, mostriamo agli altri. Se no, come fanno a credere? Come fanno a vedere? La loro vita è incatenata. La loro vita non riescono a vedere con gli occhi chiusi. Chi può aprire gli occhi? Chi può togliere queste catene? Se non i figli di Dio attraverso lo Spirito Santo, che combattono in preghiera e intercedono per queste persone del mondo che stanno nel buio delle tenebre. Perciò siamo dei re di intercessione. Preghiamo tutto il cuore, sentiamo questo peso degli altri, come sentiamo il peso di noi quando abbiamo del bisogno. Sentiamo il peso degli altri. Andiamo, cioè, chiediamo a Dio che possa aprire gli occhi, chiediamo a Dio che si spezzano queste catene, perché questo è il mandato. In Isaia dice che il Signore è venuto per spezzare le catene, per far uscire dalle prigioni. Quali prigioni? Le prigioni del diavolo, che li viene legato. Alleluia. Perciò siamo dei veri sacerdoti, sacerdoti che intercedono, non dei sacerdoti che stanno solo fermi, si mettono i caramenti, i vestiti e si vanno a vedere. Io sono un sacerdote, cioè i vestiti paramenti. No, dei sacerdoti che hanno un cuore per le persone, un cuore per Dio, che offrono a Dio sacrifici di lode, di preghiere, di ringraziamento, di intercedere. Un cuore per Dio. Alleluia. È importante questo, ragazzi, è importante. Tante volte si parla, abbiamo parlato tante volte tante cose, ma il vero mandato è quello: andate per il mondo e annunciate l'Evangelo di Cristo Gesù, perché Dio ha dato Gesù non soltanto per, ma l'ha data affinché gli uomini escono fuori dalle tenebre che Satana li ha tenuti fermi. Perciò questa mattina preghiamo per quelli che il Signore ci mette davanti, perché se noi stiamo in presenza del Signore questa mattina, perché il Signore è qui, preghiamo per quelli che il Signore ci mette davanti e anche per gli altri che ancora anche per gli altri che stanno lontani. Alleluia. Ora in questa mattina iniziamo a intercediamo i nostri lamenti, sentiamo i nostri vicini, intercediamo per questa lontana, intercediamo per il mondo, intercediamo per i parlamentari che stanno combinando danno, intercediamo per i morti, intercediamo per tutti. Questa mattina è una preghiera di intercessione che noi dobbiamo fare. Perciò mettiamoci nel cuore, crediamo con tutto il nostro cuore che Dio è qui e può operare tutto l'universo. Alleluia. Signore Gesù.